sicuramente almeno gli stand che ho visto ora sono molto belli, hanno una, diciamo, narrazione, chiave di lettura diversa. Ci sono per ogni stand meno artisti, viene portato magari anche solo un artista, per cui ritengo, almeno per quello che ho visto, che ci sia non tanto la qualità, ma la fruizione sia più semplice, perché prima magari la qualità c'era, però si trovava accanto un De Chirico con un altro quadro, non si riuscivano a gustare, come si suol dire. Per cui ottima. Noi ovviamente, questa come tutte le fiere legate alle opere d'arte, la cultura, le promuoviamo. Ora stavo dicendo proprio a loro, perché è un grande problema che c'è al di fuori dell'investimento, il Ministero ha messo 3 milioni e mezzo per la promozione della creatività contemporanea italiana all'estero, per far conoscere i nostri artisti all'estero, però c'è tutta la questione dell'IVA agevolata. Noi, e questo come Lega, stiamo lavorando in Europa per far entrare anche le opere d'arte, che sono di fatto cultura, nell'IVA agevolata. È un lavoro che stiamo facendo già da tempo e speriamo, insomma, di riuscire a portarlo a casa.